Anna, su. Ciao! Marianna? Eccomi, tu devi essere Dario, piacere. Mazza, sei molto più carino di persona. Anche tu sei carina. Ma perché hai voluto incontrarmi qui? Ah, beh, perché abito qui vicino. No, ma non ti preoccupare, mica ti faccio del male. Ma lo dico per te. Siamo in un parcheggio, al buio. Non mi conosci neanche. Ma dai, su, si vede che non sei un criminale. Poi io sono una ragazza forte. Posso, non lo so che... Sei sicura? Beh, dovresti essere più attenta perché... Sai come si dice? Prevenire è meglio che curare. Aiuto! Ferma! Aspetta! 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 Aiuto! Aspetta, Marianna! Cosa è successo? La prego, c'è un uomo con un coltello! Come un uomo? Oddio! Ma lei sta bene, è ferita? No, io, aspetta, io chiamo subito la polizia. Sì, oddio. La chiamo subito. Sì, la prego. Sto chiamando la polizia! Vattene! Se ne vada! Vada via! Ma che? Ma che Dio? Ho provato a dirtelo! Era un pertine! Per santo cielo! Ma voi due vi conoscete? Ci siamo conosciuti su Tinder, l'ho incontrato stasera per la prima volta. Guarda, ha voluto incontrarmi in un parcheggio alle 10 di sera, un parcheggio vuoto. Mi ho solo fatto uno scherzo per farle capire che non può fidarsi delle persone così. Uno scherzo? Magari poteva trovarsi in una situazione orribile. Ma non pensavo che mi prendesse sul serio. Ma l'hai visto? Questo effettivamente può sembrare un coltellino. Allora ascolta, lei magari sarà stata anche un po' avventata, sicuramente incosciente a volerti incontrare a quest'ora in un parco. Ma tu non puoi giocare così con le paure delle persone. Ogni situazione va valutata molto attentamente, caro ragazzo. Io non so che cosa ti ha detto la testa, ci ha fatto morire di paura a tutti quanti. Marianna, scusami se ti ho spaventato. A morte. Forse la prossima volta è meglio se ci incontriamo al giorno. In questo bar, ok? Guarda, dopo questa esperienza veramente penso che non incontrerò mai più nessuno di notte. Guarda, una cosa sicuramente me l'ha insegnata. Ho imparato la lezione. Prevenire è sempre meglio che curare. E io prometto che sarò più delicato. Direi. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno, donando un forte messaggio.